quando ho avuto la conferma della precocità di Valerio, ho avuto un sobbalzo. Mi ha fatto pensare molto. La prima cosa che ho detto, dico, ora che facciamo? È stato un attimo, perché poi mi sono reso conto che dovevamo noi proseguire per la strada che avevamo intrapreso, dare delle indicazioni a tutte le persone che avevano e hanno a che fare con Valerio. Valerio! Il percorso educativo scolastico di Valerio è stato faticosissimo. Prima perché è facile demonizzare questi bambini che apprendono molto facilmente, quindi cominciano a crearsi delle dissintonie tra quello che ci si aspetta da un bambino e quello che in realtà il bambino è capace di fare, tra quello che il bambino è capace di fare e quello che è il bambino. A Milano c'è un centro specializzato, l'unico in Italia, per misurare il quoziente intellettivo. Quindi noi siamo stati un po' costretti ad andare lì, e quindi un'equipe di 4 persone hanno tenuto il bambino 3 giorni, credo, poi alla fine hanno certificato questo, ci hanno dato una relazione che ci è servita molto, perché hanno dato anche delle indicazioni ben precise, sia a noi che anche agli insegnanti. Qua sono molto semplici questi problemi. La maestra Rovena li sa inventare bene. 1480, giusto? Mi sono ritrovata a che fare con persone non abituate e che non avevano mai visto una situazione del genere e che non mi credevano. Pensavano alla mamma megalomane. Mi sono fatta tanti sensi di colpa come madre. Come insegnante ho cominciato a documentarmi, a capire come dovevo agire con Valerio, a prendere la distanza anche dai mostri che mi mettevano davanti e a capire che c'era una difficoltà, perché c'è una cattiva comprensione di questa situazione. Il viaggio a Milano gli ha dato molta, molta fiducia in se stesso. Dove corri, Valerio? Aspetta. Andiamo. Storia, cosa hai fatto allora oggi? La civiltà micenea è una civiltà che si trova vicino al mar Mediterraneo. Di matematica cos'hai fatto? Di matematica al solito, problemi e operazioni. Hai fatto espressioni, derivate, integrali, no? La maestra mi ha domandato. Sì? Che ti ha chiesto? 73 centimetri, 25. Quanti millimetri ti valgono? E a quanti millimetri? 732,5. E il 5 cosa rappresenta? Sì? I decimi di millimetri. Sì. E la maestra con quale marca? Okay. Poi andare ai micron mi pareva troppo complicato. So che il suo dono è una grande responsabilità e che potrebbe in questo momento sentirla e sentirsi invece pressato. Non voglio far vivere la pesantezza, ecco, che ho vissuto io in quanto come solitudine, non come responsabilità. Quello che vorrei dargli è sempre quella grande leggerezza che gli dà Vittorio, anche perché è anche questa dimensione di gioco che loro hanno, che permette questa leggerezza, anche continuare nella leggerezza.